la visita in Aprilia, l'Aprile Racing, si conclude con due chiacchiere con Romano Albesiano, che quest'anno porta avanti il progetto dell'RSGP 2023. Insomma, tu sei stato l'uomo dietro l'esplosione, no, del progetto con Massimo Rivola, sei stato protagonista prima, durante, dopo, hai vissuto un'intera vita professionale in Aprilia attraverso le varie fasi, no? Hai partecipato al progetto RSV4, insomma, sei uomo Aprilia al 100%. Oggi cosa significa per te far parte di questo progetto in questo stadio, no, della sua evoluzione? Significa che la scommessa fatta nel 2014, azzardata, pazza, tutto quello che si può dire, alla fine è stata una scommessa centrata, diciamo. L'azienda ha fatto un grande sforzo per raggiungere la competitività, ha messo a disposizione negli ultimi anni mezzi importanti per raggiungere questo livello di competitività, cioè possiamo dire che l'Aprilia ce l'ha fatta, nel senso che è riuscita ad arrivare ad avere un'alta competitività nella categoria MotoGP, che era un obiettivo onestamente non facile. È un po' una chiusura di un cerchio parziale, perché se vuoi il cerchio si chiude quando vinci, però diciamo una quasi chiusura di cerchio partendo da quel 2014 in cui vincemmo il Mondiale Superbike. Romano, tu hai con me fatto una bella intervista durante Aprilia All-Star in cui parlammo della purezza della MotoGP paragonata a quella della 250. Allora, ricordo che mi regalasti una frase bellissima dicendomi: per me questa è la purezza del motociclismo. Questi giorni, Parlando del visitando 250, di Biaggi, eravamo lì, esatto, dicevi: sì, questa è mi una moto ricordo. spoglia, nuda, è Essenziale. essenziale. Io, visitando il reparto corse di Noale, una cosa che mi ha colpito, ne ho parlato anche con Massimo Rivola, è la purezza del reparto corse Aprilia. Cioè, io ho la sensazione che qui si respiri racing in ogni angolo dell'azienda e che ci sia tanta competenza da parte degli uomini, che è frutto di anni e anni di esperienza, no? Cioè, questa è una cosa che ho riscontrato dovunque, in ogni aspetto. Questa è una tradizione, lasciami dire, una tradizione proprio noalese. Cioè, a Noale, in 30 anni di storia della moto, è stato fatto di tutto e di più, sia nel campo delle corse con risultati straordinari, e anche nel campo del prodotto. Io ho visto i due aspetti e posso dirti che sia nel campo del prodotto, con una chiave diversa, ma c'è una cosa simile. E nel campo racing ovviamente c'è l'esaltazione di tutto questo. Sì, è passione pura, e vorrei definirla una scuola, nel senso che qui in questo paese c'è qualcosa di veramente molto particolare legato alla storia del motociclismo, e è molto attuale, insomma. Tu pensi che sia giusto continuare a definire Aprilia un po' il Davide contro i Golia della MotoGP? Oppure pensi che, arrivato a questo punto della sua storia in MotoGP, Aprilia sia un altro Golia che lotta con le stesse armi degli altri? Per risponderti compiutamente dovrei conoscere esattamente le risorse che gli altri mettono a disposizione, cosa che ovviamente non conosco. Diciamo che sicuramente lo eravamo. Se confronto l'Aprilia di oggi con l'Aprilia di quando abbiamo debuttato in MotoGP, sicuramente quello era un Davide, per certo. E oggi io credo che abbiamo quello che serve per fare bene. Poi non basta mai, naturalmente. Come dire, il budget, prendi più persone, ti generano più idee, fai più cose, compri più pezzi, aumenti il numero di sale prove, fai più prove. Cioè, è chiaro che più metti legna nella fornace, più risultato. Però credo che siamo a questo punto dimensionati come persone e come mezzi a disposizione, sicuramente per fare molto bene. Un'altra cosa che voglio discutere con te è un po' lo scenario attuale della MotoGP. C'è la Suzuki che, insomma, ha tirato i remi in barca, si è ritirata tra l'altro con un annuncio shock, no? Alcuni uomini di Suzuki Vincendo l'ultima gara. vincendo, quindi con diciamo platealità, no? Insomma, un'uscita di scena davvero particolare. Però è un segno dei tempi che cambiano, no? Una volta erano i giapponesi a dominare, adesso l'asse si è spostato più verso l'Europa. È chiaro che è vero che Ducati ha vinto, voi avete lottato fino alla fine, Yamaha ha chiuso con Quartararo in seconda posizione, però la sensazione generale è che l'impegno delle case europee stia diventando sempre più importante, mentre c'è più
tra virgolette, forse il timore che i giapponesi si stiano un po' allontanando da quello che era il loro centro. Tu pensi che in futuro questa cosa possa, tra virgolette, peggiorare, oppure prevedi un ritorno di fiamma anche da parte loro? No, io prevedo, però prevedo, senza l'ambizione di indovinare, prevedo più una contaminazione dei giapponesi con una mentalità europea, per raggiungere la competitività. Quindi non vedo, non credo che case che hanno una storia di corse come Honda, come Yamaha possano pensare di abbandonare questo tipo di mondo. Vedo che come dicevo, per raggiungere un certo tipo di competitività, possano sposare una mentalità un po' meno conservativa, un po' meno giapponese tradizionale e, come dicevo, contaminarsi con una mentalità un po' più europea. E Yamaha lo sta già facendo, io credo in qualche modo ho già iniziato questo processo per tutte e due le squadre, però sta accelerando e credo che per loro sia la strada giusta, sicuramente. E voglio sapere cosa significa avere RNF, quindi avere altre due moto, tanti dati, piloti che hanno anche esperienze con un'altra moto, quindi anche know-how, no, che può arrivare Ah no, dall'aver guidato sicuramente. altre moto. Tu mi hai detto una volta che quando un pilota scende da una moto e sale su un'altra moto, è proprio in quel momento che tu davvero hai qualcosa di utile. Quindi ti voglio chiedere in maniera diretta, ma Oliveira, quando è sceso la prima volta dall'Aprilia, cosa ti ha detto? Cioè, qual è stato il suo feedback rispetto alla moto che ha guidato precedentemente? Che poi è Allora, andato forte, la no? parola, sì, è andato molto forte. E la parola che mi viene in mente per risponderti la prima è facilità. Cioè, la nostra moto è stata ritenuta molto facile, molto sana, diciamo. Quindi dolce, facile da guidare, non mette in difficoltà il pilota, non ha comportamenti anomali di alcuni tipi. È chiaro, stiamo parlando di una pista, una giornata, condizioni di grip buone. Adesso bisogna andare a vedere condizioni peggiori di grip, stress, cioè, tante cose, cosa succede. Però è stato, devo dire, un ottimo debutto e sentirsi dire certe cose fa molto piacere. Poi dici, ok, allora dove miglioriamo? No, a parte questo, è un po' una Vabbè, battuta. bello avere questo problema. Però no, beh, sappiamo dove migliorare, sappiamo che abbiamo alcuni punti da migliorare sicuramente, però diciamo il feedback è stato molto 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 positivo. Io ho avuto la fortuna in questi giorni, nonostante insomma abbiano tentato di impedirmi in tutti i modi di farlo, di vedere la GP23. Tra l'altro, complimenti per quel nuovo alettone davanti. No, la verità è che a guardarla si vede che è un'evoluzione. Tu l'avevi detto, insomma, non sarà una rivoluzione, sarà un'evoluzione. Pensi che però possa arrivare qualcosa che magari cambia la percezione estetica della moto? Oppure pensi che tutto sommato ormai le forme si siano definite? Perché mi viene in mente il paragone con la Formula 1, dove sai, quando si trova una strada aerodinamica, poi altri la seguono e alla fine le vetture si somigliano tutte. In MotoGP c'è stata la rivoluzione, poi c'è stata la regolamentazione del settore aerodinamico, almeno una parte. Tu pensi che si vada verso una direzione simile per la forma delle moto, oppure comunque c'è spazio per qualche colpo di testa? Beh, delle cose diverse le vedrete anche da noi nei prossimi test. Poi sono dei test, delle prove che faremo, per cui delle cose anche visivamente abbastanza diverse le vedrete. Il processo di convergenza verso le stesse soluzioni, insomma, gli aerei di linea sono tutti uguali, no? E perché? Perché quella è la forma razionale. Sono convinto che arriverà, però siamo ancora in un momento in cui, secondo me, parliamo di aerodinamica adesso, in cui la complessità del tema, perché l'aerodinamica di una moto è una cosa di una complessità enorme, dato che varia continuamente l'assetto, e la relativa, come dire, giovinezza di questa disciplina fa sì che questo processo, secondo me, richiederà ancora un po' di anni. Però, razionalmente, credo che se non cambiano i regolamenti si debba per forza arrivare a qualcosa Di più simile. Perché adesso in questo momento in realtà non c'è molta convergenza, cioè noi abbiamo un approccio di un certo tipo, altri un approccio molto diverso. Poi ovviamente noi non conosciamo il numero degli altri e non abbiamo in realtà neanche mai provato quelle soluzioni. Quindi, gli studi che abbiamo fatto ci confortano nella nostra strada, però è fatale che prima o poi, come dire, si deve arrivare a qualcosa di più convergente. Abbiamo anche visto recentemente
concorrenti proprio a Valencia a provare soluzioni decisamente simili alle nostre. Certo. E quindi questo è parte di quel processo che poi bene, in qualche modo porta poi alla convergenza. Ultima domanda te la faccio su quello che pensi possa essere l'anno di Aprilia, perché questo è un anno tosto, venite da una stagione che magari non è finita benissimo, però ha comunque portato Aleix a lottare fino alla fine per il Mondiale, Maverick a riuscire ad esprimersi ad altissimo livello, rischiando anche di vincere. Insomma, quindi è un momento di fervore, come dire, sì, È c'è. molto, sì, è un campionato bellissimo perché è imprevedibile. Cioè noi sicuramente abbiamo fatto una moto che è un'evoluzione che ha dei numeri migliori di quella dell'anno scorso. Però stiamo parlando di una classifica strettissima con distacchi ridottissimi, quindi anche se il competitor ha migliorato un po' di più o un po' di meno, possono avvenire dei ribaltamenti notevoli del ranking. Quindi ti dico, sono fiducioso, sono anche un po', come dire, teso, nel senso che sarà sufficiente quello che abbiamo fatto, speriamo di sì, siamo decisamente più forti anche come gruppo, come il fatto di avere RNF, di avere persone nuove che sono entrate, hanno comunque dato un contributo. Sono oggettivamente fiducioso, però altrettanto oggettivamente dico il livello della concorrenza è straordinario, quindi insomma, vediamo. Dai, allora in bocca al lupo per Sepang, Viva aspettando di Luca. vedere questa moto nuova e soprattutto di vedere un po' cosa faranno i ragazzi, perché sono convinto che per Maverick possa essere il momento di concretizzare un potenziale che già ha mostrato a tratti, no? Ma ha avuto la Certo. continuità. Aleix magari sarà arrabbiatissimo per quel film mondiale, Quindi quindi cari, speriamo così lo vedo, è sai, carico, carico. passionale, forte. E poi sono anche convinto che Oliveira e Fernandez possano essere due grandi sorprese. Sono d'accordo con te. Dai, grazie Romano, bocca al lupo, eh.